Oh, piantine. Mia mamma mi diceva sempre: quello è il giardino di Aeris. Ma che pestare in fiore! Oddio, quello bombarda, quello bombarda. Ah, sì? Sì. Ops. Ah, che fai crollare tutto. Scusa, io odiavo quell'asso di legno. No, 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 ah. Wow. Virtuosismi. Santo Maior! Salsa ketchup. Perché mettono un sacco di roba vuota in questi posti? Che uno in casa dovrebbe tenersi 12 botti vuoti. Oddio! Cos'è successo? Chi è stato? Chi è stato? Ok, farò delle indagini molto approfondite. Simon! Lo conosce? Sì. È un suo compagno delle medie. Simon! Simon! Geografia, non ne sarà più la stessa, non c'è l'idea. Simon! Vabbè. È morto male. Giochi tu quindi, demone capra. Non so se ci arrivo. Eddie! Eddie no! Eddie, quante volte ne abbiamo parlato? Ok, che Eddie fa la capoeira. Eddie. Eppala là! Te l'avevo detto, Eddie, di smetterla. Te l'avevo detto. E vestiti, Eddie. Naruto! Naruto! Violenta! In questi barili c'è qualcosa? No, non mettono niente. Sì, pieno di nulla. Sono collezioni. La lore ci insegna che i non morti collezionano nulla. Sono esseri vuoti. Posso capirlo. Oh no! Il ciarpame è preziosissimo. Ah, oh, voi non sapete salire le scale rosse. Salgono? Oh no. Sta provando. Maestra Anna. Il tipo che si è accanito. Tutta la sua classe è finita qui. Allora quella gita al borgo dei non morti non è finita bene. Fatto bene, non pagare gli scherzi. Attenzione. Lo vuoi anche tu, è buonissimo. Ma no, sei morto. Questo è tutto per me. Oh, ciao. Ciao George. Vieni George. Vieni George. Lo so, i tuoi raptus isterici purtroppo ti hanno sempre caratterizzato fin da bambino. Vieni, per favore. Grazie per la tua cooperazione, George. Stai bene adesso? Sì, perché sei morto. È l'imposto migliore. Forse nella città. No, pensi alla nebbia, no! Basta, fatina. Io non temo la nebbia in questo caso. Sento un boss. Sento un boss. Oh, è molto più in là. Lo sento. In questa botte. Sconfitto. Sconfiggi la botte. Tu chi sei? Ho nessuno. Ma questo è morto male, perché era scomposto. Davvero? Sì, sì. Guarda. Scomposto. Quello era morto così. Come solo era, al falò. Questo è il momento più felice di tutta la mia vita. Posso dire quante ore ho provato a saltare da lì? No. Per raggiungere quella finestra aperta. Basta. Verso nuove avventure. Ah! Oh, mamma mia! Cofè? No, non ho visto niente. Non ho visto niente. Che bel posticino. Freccia. No, rompi balle. No. Ok. No rage. No, ma mi sto arrabbiando. Era panico questo. Panic edition, va bene. Ah, balestra. Comunque era un dardo perché era una balestra. Sì. Porta, chissà dove porta. Ho un quadrello. Si chiama quadrello. Scudo di legno, questo sarà sicuramente migliore ma più pesante. Questo è un Festerol, non va bene. Ma non abbiamo armature noi?
No, un pezzo di armatura. Ma ti sembra normale? Tu vuoi farti tutto il gioco così? Tanto sembra vestito, sembra Diabolic. Un'armatura in latex. American Horror Story, stagione 1, sì. Posso usare anche le mani? Questa tecnologia di oggi. Ok, va bene, ho capito qual è il trucco dietro tutto questo. Inquadrellista. Ho capito che è il mastermind di questa storia. Tua mamma purtroppo era una donna molto buona. Purtroppo dava qualcosa a tutti. Sì. La sua generosità è rinomata in tutti i regni. La chiamavano Elena di... Non sappiamo chi. Berenice. No. Ah, ma... No, non so se hai mai letto l'Iliade. L'hai letta l'Iliade? Berenice. Con Amilcare. Che con la sua flotta di Tirrenio. Doveva andare ad Alghero. Ci sto capendo... Molto. Però venne rapito dallo spirito di Enrico Papi. Che lo portò in un gioco di canto. Sarà banda. Non c'era anche... E mi sembri un po' cattivo te. No. Così si fa. Dammi qualcosa. Va bene. Ecco l'uomo più simpatico del mondo. Voilà! Che io non l'ho visto la prima volta. Guarda, quella bacinella è la sua... Sì, il suo amore. Ama le donne corpose, bacinelle. Ti piaceva quella bacinella? Ma se ne rende... piaceva... Se ne rende conto adesso. La tua scrivania. Non me ne frega un cazzo. Ti piacevano le tue scatole di merci? Il tuo ufficio di lavoro. Anche a me mi dispiace di averle rotte. Scusa. Con orgoglio. Esatto. Well now. You seem to have your wits about you. Sì, dopo aver distrutto tutto quello che avevo. Sei un gradito cliente. Io commercio anime, tutto in vendita. Io vorrei un asse di lei. Notare la sempre tristezza delle storie di Dark Souls, perché abbiamo distrutto la bacinella, ma lui l'ha accarezzata. Piange. La bacinella invisibile, puoi, il Super 4. Puoi piangere. Super 4, Fantastici 4, cioè Pokémon. Allora, qua dobbiamo fare dei ragionamenti. Allora. Randello rinforzato. Mi piace. A prescindere, mi piace. Lo prendiamo. Io prendere un po' di gente randellata e mi spiace. Lo prendiamo. Non ho mai preso gente randellata. E beh. Ma dico, tipo un vestitino. Armatura di maglia. O armatura e maglia. Sono maglie messe insieme per fare un'armatura. Ma noi possiamo prendere altro. Sono 12 strati di maglie. Gambali no, non mi piace che si vedano i pantaloni. Ma vuoi mettere i polpacci che ho obeso, li vuoi coprire? Mi spaventi. Con me. No, no. Ho capito che arma prenderemo. No, è una katana. Non possiamo usarla. Giulia. È morta. Voglio provare a fare un parry. Perla. Aspetta. Perralo. Scusa? Mi? È sanguinamento quello. Tanto è molto simile alla venditrice donna delle... No! Cos'era questa cosa super ninja? È una katana. Senti, no, mi stai facendo paura, non voglio morire come un... Come un... Elena di Berenic. Berenic. Dunque è complessa. È la tua fine. Perché obesa? Era obesa quella vasca. Ma non come... piacciono le piccole. Oh, non la possiamo usare. Un uccigatana. Vabbè, comunque dai, armoriamoci. Prendelo. Vabbè, dai, va bene così. Ma avremo bisogno di una forza in più, facciamo un level up. Siamo a posto. Pensavo fosse più grande. Ma è chiodato. È grande quasi come la testa di Obezio. Che è una grossa testa. Che sappiamo essere grossa. Una grossa testa. Ok, ragazzi. Oh, lo distinguiamo. Sembra un preservativo. Un Nazgul preservativo. Il preservativo dei Nazgul. Con Obezio e la protezione. Midroll va benissimo. A posto. Sì. Con Obezio e la protezione assicurata. E poi un rumore camminando che Steiner di Final Fantasy 9 invidia.
principessa! Tu cuocque! Mi spaventa una cosa però. Non siamo andati al falò. No, vabbè, dai, ci ritorniamo. Ne conosco uno nelle vicinanze. Thank you. Io ho un buon falò nel borgo dei non morti, ne approfitterei. Sembra che abbia le tette. Lui ha le tette. Oh, un paracadutista. Coltello da lancio. Why not? Why not? Tra l'altro, pieni di frecce, ma posizionato qua cosa serve? Un povero pirla che si è chiuso in posizione fetale dopo un grande combattente, sicuramente rinomato per il suo coraggio. Qui ci sono i bombaroli. Però guarda che bella la luce del sole. Ubezio, abbronzati. Ubezio, sono un paio di tette che sembra che abbia il suo pene in mano. Quindi, cioè, mi viene da pensare che quei chiodi siano autoinflitti come parte di una procedura tipica di certa gente. Beh, però stentorio. Ora sì. Stentorio. Venite. Sì. Follow. Oh. Però. Follow. Come fai a spostarti più velocemente di me? Tu mi procedi, Falò. Allora, innanzitutto ho fatto una scemata perché ora voglio andare, vabbè. Il danno è fatto. Tanto non abbiamo più umanità. E questa era un'umanità liquida. Allora, non abbiamo 5 Estus ed è molto male questa cosa. Cosa sto facendo? Perché non abbiamo molte risorse. Sono ancora un po' su. Allora, ne servivano 700 per sì, un... Sì. Quanto ne abbiamo? Dai! Quindi almeno 1500 per essere sicuri, perché... Sì. Ok. Due livelli li facciamo. Avremmo potuto fare all'inizio del gioco. Non mi ricordo più ormai. Hai dovuto dirlo. Allora, cosa facciamo? Forza? Sì, perché non credo che la destrezza ci servirà, dato che dobbiamo rinunciare alle katane, quindi... Per vitalità e altro si può ancora aspettare, poi. Vitalità, 20. E poi basta, si può lasciar lì. 793, ci arriviamo a un altro livello, sì. Sì. Credo. Ce ne avanza una, tipo. Tanto per quel che serve. In Dark Souls 2 è più comoda perché puoi usarne più insieme. Poi invece una alla volta. Io direi di cominciare a mettere qualcosa però qua. Vitalità, dai. A posto. L'avventura di Ubezio proseguono. Lunga strada verso l'invincibilità. Il mastermind è resuscitato. L'unico boss che respawn. Ehi, amico mio. Come va? No. Bravo. Ehi, in fila, mettetevi. Oddio. Ubezio. Ecco che mi ricordo Ubezio. Odor. Ubezio. Odor. Ubezio. 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 Tanto che Odor almeno aveva una faccia bella. Sì, beh, Odor. Magnifico. L'attore è gay. Davvero? Sì. Lo amo ancora di più. Sì. Sai quella la cicatrice che ha sulla tempia? Sì. Gliel'hanno fatta per coprire un tatuaggio di stelline. Che lui si è fatto. Si è fatto le stelline sulla tempia. E non sapeva come coprirle e gli hanno fatto la cicatrice. Perché odor con le stelline sarebbe stato leggermente fuori luogo. Io lo avrei amato. Ma dai, abbiamo appena recuperato 507 anime. Cioè, mi sembra una cosa orribile sprecarle ora. Oh, l'allegra con... No. Ehi. Sai che moriremo? No.
Comunque non voglio andare davvero dal demone K, cioè io voglio far vedere per chi non lo sa e penso che sia poca gente questa shortcut. Però perdiamo 663 anni. Sai cosa disse un grande saggio? Chi se ne frega. Sai cosa disse un saggio ancora più saggio? Non so se sono in grado di fare questo roll. Tipo, no, te lo dico subito, non ce la farò mai. Facciamo una scommessa, riesco a farlo prima di finire l'Estus. Su cosa potremmo scommettere, ma ok. Come sempre la tua verginità. Tu stai attento a cosa scommetti, Matteo. Ok. Sbaglia! Possiamo mettere in pausa il video e fare ciò che vuoi. Cioè... Ora mi hai fatto perdere il punto in cui io avevo calcolato per fare il salto perfetto. Che se non sbaglio... Senti. No. No. Andatevela a vedere su YouTube. Cercate shortcut. Capra demon, perché capra demon. In inglese si dice capra. No. Si dice goat. Goat. Che più... ci sta meglio. Mamma mia. Allora. Adesso cado qua. Ragazzi. Che urlo. Non ho mai sentito urlare così. Che gli hai fatto? Ho perso 663 anime, comunque. Senza parolacce. Comunque quello era lo shortcut non ufficiale per arrivare... Che ci avrebbe comunque portato alla morte, quindi... Non è sì, perché vi porta dal demone capra prima del demone toro. Sì.